è quella di questo non riguarda tanto la posizione ma riguarda anche questa persona perché spesso si gioca il sistema di ombra Lascia il col bianco e Ruben stai a con me. Ma questo piace, diciamo, vedere per i ragazzi le medie. Quattro. Il vero gioca 6, quattro. Si inizia a mettere due pagine, sono cavallo 22. Il bianco non gioca, aspetta a giocare cavallo F3, non lo gioca in F3. Perché ha l'idea prima di sviluppare questo e poi di giocare la donna in F3. Prima vi avevo parlato della donna in F3, così può essere una posizione di attacco contro la spinta. Sì, con la spinta di 4, sì. La fine di 6 nasce dall'idea proprio di cambiare il grado, in cui il bianco non può riprendere il pallone. E per ora per l'appunto Marcia ha giocato un F3 a fine 7 e ora una novità teorica ha giocato la Marcia che è molto interessante il cavallo H3 si prepara sia di giocare prepararsi di andare in 5 se il nero rocca il corpo proprio il fatto che il nero non conviene arroccare corto perché il bianco avrà un attacco molto forte con G4, H4. Sono dolori poi per il nero. Fa arrocco lungo per sposta. Appunto a piedi 7 per cavallo H3. Ah, inoltre la seconda idea del cavallo che per l'appunto verrà giocato in partita è quella di andare in F2. In F2 sostiene sia G4, ma poi anche controlla la casa 4 in cui il nero non potrà andare col cavallo e poi inoltre potrà riposizionarlo in posti diversi il cavallo in F2. Allora Rubenstein si accorge del fatto che il nero non può arroccare corto, allora gioca di donna D6 preparandosi con l'arrocco lungo. Vado in F2 per l'appunto.